Ben arrivati in un nuovo video dedicato allo shopping. Ho comprato qualche cosa qua e là, ma poca roba e quasi tutta abbastanza colorata rispetto al mio solito. Negli ultimi giorni vi avevo chiesto un po' su Facebook se poteva interessarvi il video e mi avete risposto in tante di sì, che eravate molto curiose. Sono cose molto banali e semplici. Io diciamo che da quando vivo da sola, ma probabilmente anche crescendo, sono cambiate probabilmente le prerogative, le priorità, insomma, cioè a volte preferisco, mi sento più appagata nel andare all'IKEA e comprare di tutto che magari andarmi a comprare una maglietta. Prima magari era al contrario fino a qualche anno fa, però vabbè. Quindi però dal momento in cui avevo molte cose che avevo già da tantissimi anni nell'armadio, rovinate, e comunque sia sono capi che bene o male sono abbastanza versatili, nel senso che posso utilizzarle sia nel periodo, in alcune cose diciamo estivo e altre comunque anche nel periodo primaverile, autunnale, quando non fa particolarmente freddo, ho deciso di prenderle perché appunto sono capi molto alla mano. Partiamo subito dalla cosa che indosso, quindi partiamo da Stradivarius. Ho preso premessa, prima faccio una premessa, vi mostrerò le maglie indossate. Io non sono né, cioè diciamo che sono una taglia 42, però diciamo che sono abbastanza, ho i miei bei fianchi, ho le mie cosciotte, ho il mio sedere, però pazienza, non me ne frega niente. Diciamo che ho imparato più o meno ad accettarmi. Sì, devo perdere un paio di chili, ma li perderò e sti gran cazzi. Quindi vi mostrerò praticamente solo maglie, perché ho comprato solo quelle perché appunto volevo comprarmi un paio di jeans, però non ho trovato un paio di jeans che mi piacesse. In più, appunto, avendo quei 2-3 kg in più, non vorrei magari comprarli che adesso mi stanno perfetti, perdo quei 2-3 kg, mi diventano larghi, quindi preferirò poi successivamente comprarli più avanti. Partiamo subito da quello che indosso, che è questa maglia di È una Stradivarius, blusa molto molto semplice, fatta diciamo in stile camicia. La cosa che mi piace è che rimane appunto a questa scollatura che non è troppo volgare. Diciamo, io poi ho anche diciamo poco seno, quindi a maggior ragione di volgare c'è ben poco. Però appunto ha questo scollo molto particolare. Mi piace molto il tessuto. Il mio terrore era che mi facesse sudare, invece devo dirvi la verità, è molto leggero, molto fresco. La particolarità è appunto che ha questo bottoncino che vi permette di tirare sulla camicia e vi lascia appunto, vedete, un pochino così. Mi piace anche tantissimo, la cosa che mi ha colpito è il punto di blu, che forse in videocamera vedete di un blu un pochino più smorto rispetto a quello che è blu, perché è un blu proprio elettrico. L'ho pagata, mi pare, sui 17 euro. È disponibile in tantissimi colori, super colori belli accesi. Infatti, probabilmente andrò a prenderne un altro di un altro colore perché, appunto, è anche utilizzata così senza mettere giacchetti per questa stagione l'ideale. È abbastanza lunga, come potete vedere, copre tutto quello che deve coprire, nel mio caso il sedere, e quindi mi piace cosa che ho preso è sempre tantissimo. da Stradivarius, ho preso due maglioni che poi sono quelli fatti leggeri, fatti così, questi qua l'ho pagati mi pare 19,95 euro l'uno, mi pare. Il primo è questo giallo, che è più un giallo titti, non è così giallo come lo vedete dal video, e questo rosa. Mi piaceva appunto l'idea di prendere qualcosa di colorato, anche perché spesso e volentieri utilizzo questi calzoni neri più che i jeans nel periodo primaverile e quindi insomma volevo un qualcosa che desse un po' una botta di Questa è colore, ecco. come veste la maglia, quella rosa. Vabbè, chiaramente sotto ci va, se volete, una canotta o comunque magari chiaramente non un reggiseno nero perché si vede. Rimangono abbastanza lunghe, quindi se siete magari magre e potete permettervi, sotto secondo me ci stanno benissimo anche. Vedete, rimane abbastanza lunga. Secondo me, magari per chi è veramente un chiodo, beate voi, sta bene anche solo magari con un leggings sotto perché appunto essendo molto lunga va a coprire. Io ho preso una media perché la S era veramente tanto stretta di fianchi per quanto mi riguarda. E seconda cosa, mi piace il fatto che sia un po' così larga, un po' magari con la spallina che spunta, però appunto magari con una canotta sotto ci sta anche bene, poi potete magari mettervela un pochino più in su, potete gestirvela tranquillamente voi. Ora vi faccio vedere anche la gialla, perché secondo me veste leggermente diverso rispetto Questa è a la questa gialla qua indossata, rosa. il reggiseno si vede ancora di più.
È appunto, non è un giallo così come si vede dalla videocamera, è un giallo normalissimo. Poi io adoro il giallo, diciamo che trovo che mi stia particolarmente bene, diciamo che i colori accesi me li vedo abbastanza addosso. Anche questo mi piace il fatto che ci sia un po' la spalla che spunta. E diciamo che anche questa, vedete che forse rispetto all'altra, io me la vedo un pochettino più stretta. Vabbè, non fate caso al mio piede con l'infradito perché non so se si sta vedendo da video. E questa anche, vedete, copre tutto quanto. Anche di questa ho preso una media e mi piace tantissimo. Trovo che sia veramente una di quelle magliette che, anzi, credo che probabilmente me la lascerò, però magari mi devo cambiare sotto reggiseno perché devo appunto uscire, che devo andare a lavorare. E ora vi faccio vedere le altre cose che ho preso. Le altre cose che ho preso le ho prese da Zwicky. Io lo trovo alla Fiumara, in particolar modo di queste due maglie qua, diciamo, l'avevo già comprata l'anno scorso, ma in nero, ho fatto proprio il completo. Ve l'avevo fatto forse vedere in qualche video preferito, comunque in un outfit che, diciamo, era diventato un po' una mia ossessione in un determinato momento della mia vita. Ed è appunto, sono delle maglie fatte lunghe, dove al di sotto c'era il calzoncino abbinato. In questo momento il calzoncino ancora delle due tonalità che ho preso non c'era, ma ho detto alla ragazza che l'anno scorso erano arrivate veramente a giugno inoltrato, quasi a ridosso dei saldi, ma ho detto quindi magari dai un chiamo, ripassa più avanti per vedere se ci sono. Quindi al momento ho preso due maglie dello stesso tipo di quella nera, ma colorate, che tanto poi volendo ci sta bene anche il calzoncino nero sotto, insomma, senza troppi problemi. E ora ve le faccio vedere. Sono questa, la prima è una tinta militare, sono fatte tutte e due uguali. Questo è un verde militare, ho preso una S e le ho pagate 9,99 l'una, quindi un super affare. Poi sono freschissime, cioè da utilizzare nel periodo estivo. Io veramente, cioè, facevo tempo a toglierla, la mettevo a lavare, il giorno dopo ce l'avevo di nuovo addosso. Probabilmente la gente pensava che mi vestisse nello stesso modo tutti i giorni, ma sti gran cazzi. E questo rosso, che è un punto di rosso meno acceso di quello che vedete, però proprio un bel punto di rosso. E ora anche queste ve le mostro Allora, indossate. questa è quella verdone. Come vedete anche qua lo scollo non è niente di particolarmente volgare. Insomma, magari se avete tanto seno e vi dà fastidio, io magari nel periodo primaverile sotto ci metto sempre delle canotte in modo tale che magari mi rimanga un pochino più coperto, però insomma non è particolarmente appunto volgare. Mi piace tantissimo. Questa è come si presenta. Vedete che rimane lunga. Il giusto sul davanti, poi ha questo spacchetto laterale dove appunto spunta il calzoncino, che in questo caso io ho nero perché appunto, come vi dicevo prima, non era ancora disponibile il calzoncino dello stesso tessuto della cosa, e dietro rimane molto molto lunga, coprente, quindi insomma, se siete un po' imparanoiate come me per quanto riguarda fatto di volere coprire tutto quanto, queste maglie sono l'ideale. Vi faccio vedere anche la rossa indossata per darvi un po' Questo è lo un'idea. stesso modello, ma in rosso. Come potete vedere, appunto, veste nello stesso identico modo, molto carine, molto, molto fresche, molto adattabili a qualsiasi tipo di look, nel senso, a volte magari io magari mi metto una blusa del genere, calzoncino e l'infradito, ma lo stesso outfit, magari con una scarpa col tacco, sicuramente rende diversamente. Poi magari basta abbinarci qualche accessorio particolare per dare quel tocco in più sempre all'outfit. Ora vi mostro le ultime cose che ho preso, che sono sempre delle maglie. Le ho prese da CVG, per chi è genovese, è un cinese praticamente, che c'è qua a Genova in via San Vincenzo, ma sento spesso quando sono lì radio CVG, quindi credo che probabilmente sia una catena cinese che potete trovare anche in altre parti d'Italia. Magari segnalatemi qua sotto se da voi c'è. Ci compro ogni tanto, insomma, diciamo più bluse sempre di questo tipo che magari negli altri negozi non trovo. In particolar modo partiamo dalle prime due, che sono queste. Tra l'altro queste qua le ho già indossate. Io sono amante proprio di questi capi qua, perché la cosa meravigliosa delle bluse è che le mettete a lavare, le stendete con delle mullette che non lasciano il segno, non dovete stirarle assolutissimamente e si asciugano in tempo zero. Quindi io praticamente ho un armadio, quando girerò il video sull'armadio che arriverà presto perché siamo quasi pronti per girarlo, devo finire di fare il cambio di stagione e poi ve lo giro. E
Appunto, io ho solo bluse, magliette a maniche corte, ne avrò 3-4, a dirvi tanto. Le maglie in questione sono la seguente, vabbè, questa qua blu scuro, ma non si capisce bene in blu scuro, vi faccio vedere la versione, quella diciamo in azzurro. Ho preso un blu scuro appunto e un azzurro con tutti questi volant meravigliosi. Proprio c'è, cioè, a me dove c'è volan Serena c'è. Queste le ho pagate 10,90 euro. Molto molto carine. C'era anche nera, bianca e forse rossa. No, rossa no, nera, bianca, blu scuro e questo azzurrino qua. Mi ispirava molto la bianca, però era tantissimo trasparente, quindi ho preferito perdere. Credo che probabilmente andrò a prenderla anche nera perché è veramente uno di quei capi adattabilissimi a qualsiasi tipo di look. Allora, vi Faccio mostro vedere. soltanto l'azzurra perché tanto la blu scura non si vede come è strutturata per via delle luci, perché tanto comunque è la stessa identica. Allora, come potete vedere, ha questa spallina svolazzante. Abbasso la videocamera. Ed è fatta appunto così. La cosa che mi piace particolarmente è che appunto qua sembra che i due volant laterali si aprano e lasciano intravedere, diciamo, questa parte qua laterale ed è molto molto carina. Anche questa, come potete vedere, è abbastanza lunghetta e anche dietro diciamo che va a coprire quello che deve coprire e anche dietro appunto sembrano delle sorte di ali questi volant e quindi mi piace veramente tantissimo. Poi appunto forse me l'avete vista in alcuni degli ultimi video perché l'avevo indosso, molto pratica, confortevole eccetera. Io adoro queste bluse, se non si fosse ancora capito. E ora vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso. L'ultima cosa che ho preso è questa maxi maglia larghissima fatta nera con questi dettagli sui bordi bianchi. Questa qua l'ho presa, diciamo, prettamente per l'estate perché secondo me appunto col calzoncino sotto e un infradito si va alla grande. Ora ve la faccio vedere Questa comunque è la indossata. maglia indossata. Questa l'ho pagata 8,90 euro, mi pare, sì. Anche questa ha la spallina fashion e appunto molto carina. C'era disponibile in altri colori, c'era un pare blu col bordo, diciamo quel bordo bianco c'era in tutte, c'era fatta blu, rossa, gialla, tanti colori, ma dopo tanto colore volevo anche qualche cosa appunto di nero e mi piace tanto. Poi il fatto che abbia insomma queste maniche diciamo un po' a pipistrello, poi potete metterla un po' come volete qua allo scollo, però secondo me così fa molto più figo. E questa è, come potete vedere, una sorta di vestito, tra virgolette, nel senso che appunto o con un leggings o comunque con un calzoncino corto, per quando è estate, secondo me è veramente Quindi niente, questi sono stati gli un'idea. ultimi acquisti che ho fatto in ambito vestiario. Non ho comprato nient'altro, appunto. Valuterò poi quando arriverà il caldo, perché oggi ieri è stata una giornata pazzesca. Oggi è nuvolo e c'è un'umidità allucinante, quindi insomma non è proprio chiaramente da uscire così perché, cioè, già io ne vengo reduce da otite, raffreddore e tosse. Quindi mi ci manca di nuovo ricominciare il ciclo di tutto ciò e non ne ho voglia. E quindi appunto vi stavo raccontando che non ho ancora magari guardato qualche vestitino, qualche cosa di proprio più estivo, qualche infradito, eccetera. Quindi magari prossimamente potrebbe arrivare un altro shopping un pochino più estivo. Diciamo che questo lo chiamerei più primaverile, nonostante comunque siamo quasi a metà maggio. Niente, io spero di avervi dato qualche spunto interessante per il vostro shopping. Spero che abbiate apprezzato il fatto che vi abbia mostrato le maglie indossate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio grosso.